È il professor Antonio Della Volpe, responsabile scientifico dell'evento di formazione di audiologia, business e sociologia di Oticon, che sta affrontando in questa prima parte della mattinata molti argomenti interessanti e anche complementari. Si è parlato di morbo di Alzheimer, della demenza cognitiva connessa all'ipoacusia e si è parlato di bambini, di anziani. Quali sono i contenuti in particolare su cui avete puntato l'attenzione? Credo che l'intuizione migliore di chi ha organizzato il convegno e poi mi ha chiesto appunto di coordinare il punto di vista scientifico sia stata quella di mettere insieme le diverse figure professionali che ruotano intorno al problema sordità, sia infantile che adulti. Quindi la mattinata abbiamo questi interventi scientifici, specialisti del settore nell'ambito otologico, audiologico, nel pomeriggio ci sono gli altri aspetti di carattere psicologico relativi alla sordità. Il problema sordità abbiamo visto queste prime relazioni che il problema sordità nel bambino adulto ha diversi aspetti, come dire, paralleli. La precocità dell'intervento. Nell'adulto sembrerebbe anomalo parlare di precocità dell'intervento, nell'adulto, nell'anziano, diciamo, in realtà invece è molto appropriato perché l'adeguatezza e la precocità dell'intervento protesico permettono di ridurre il deficit cognitivo, la demenza, che è uno dei problemi maggiori. Allo stesso modo, in parallelo, la precocità dell'intervento nel bambino permette lo sviluppo cognitivo e quindi permette di evitare di arrivare a dei ritardi di apprendimento alto che sono tipici dell'infanzia. È stato detto a un certo punto che i geriatri, ad esempio, l'ha detto il professor Ambrosetti, non sono ancora abbastanza consapevoli dell'importanza proprio della riabilitazione. C'è ancora molto lavoro da fare, senza dubbio, nel far capire anche ad altri professionisti che già si occupano di sanità. Quali sono, secondo lei, i punti su cui lavorare per questo? Assolutamente sì, credo che questo tipo di eventi, che magari in futuro possa coinvolgere altre figure professionali, appunto i geriatri, i pediatri, per quanto riguarda l'aspetto della ipoacusia infantile, è fondamentale la collaborazione con colleghi di altre branche specialistiche, è determinante per poter inquadrare il problema nella sua interezza. Quindi questo tipo di iniziative, noi in campo pediatrico, lavorando io in un ospedale appunto pediatrico, abbiamo già fatto con i pediatri, sarebbe utile farlo anche con i geriatri. Ci sarà anche una parte dedicata al mercato, ecco, è una cosa, normalmente sono separati gli eventi scientifici da quelli un po' più, diciamo, commerciali. Lei pensa che un'interazione fra specialisti della sanità e del settore dal punto di vista tecnologico e commerciale possa ancora migliorare anche il discorso del tasso di protesizzazione, di riabilitazione? Sicuramente sì, io credo che l'audioprotesista attualmente, in modo particolare i giovani audioprotesisti, sono a pieno titolo degli operatori sanitari. Pertanto l'aspetto economico è un aspetto, certo loro devono tenere ben presente, ma è un aspetto tra virgolette secondario. Per cui il fatto di scambiarsi le idee tra medici, specialisti del settore, audioprotesisti e altro, può, come dire, portare a anche una riduzione dei costi del mercato, che come abbiamo visto in alcune relazioni possono essere causa appunto della mancata protesizzazione dell'adulto e quindi possono determinare conseguenze sulla demenza di cui parlavamo. Un'ultima battuta, un evento come questo che parla di audiologia, parla di business e parla di sociologia, forse manca un po' di un interlocutore importantissimo che è quello istituzionale, cioè le politiche sanitarie mancano ancora forse anche ai tavoli di discussione. Assolutamente ha ragione, assolutamente sì, lei sa che comunque è difficile coinvolgere questo aspetto in questo tipo di convegni, sì certo, dall'altra parte c'è la controparte istituzionale che non è affatto sensibile a tutto questo, basti pensare ai costi anche in campo pediatrico delle protesi acustiche, c'è una quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale, un'altra quota delle protesi più sofisticate è a carico dei pazienti, lo stesso ovviamente vale per gli adulti, quindi sicuramente bisognerebbe trovare una via comune per la risoluzione del problema, ancora maggiormente il problema si sente sull'aspetto impianti cocleari, dove i costi sono ancora maggiori, dove molti politici, mi è capitato di parlare con amministratori locali, regionali o altro, sono assolutamente all'oscuro del problema. È stato un piacere, professor Della Volpe, buon lavoro.